Ed eccoci qui, come promesso, un appuntamento davvero speciale. Buonasera a tutti gli ascoltatori, lettori, amici, simpatizzanti, autori del collettivo Scrittori Uniti. Questo è uno speciale che io ho fortemente voluto. Come ben sapete, ultimamente intervengo meno nelle dirette, perché comunque ci sono tante belle iniziative, come il blog letterario di Jessica e Alessi, eccetera, eccetera, ma questa sera ho deciso di dedicare uno spazio a una persona che per il collettivo è più che un amico, una persona che ci vuole molto bene, una persona che si spende per noi, una persona che fa molto bene alla città di Torino, al Piemonte, alla cultura. Ebbene, cominciamo quindi a chiacchierare con Gabriele Farina. Ciao Gabriele. Ciao Claudio, bentrovato, bentrovati a tutti. Hai anche esagerato, diciamo, come presentazione. Sei sempre Ti molto umile e ringrazio. modesto, se invece non è così, sappiamo benissimo quanto sei importante. E uno dei tanti frammenti tuoi professionali, quello di Quotidiano Piemontese, è un punto di riferimento certo, non solo nei social, per quanto riguarda l'informazione, soprattutto su Torino, ovviamente, ma anche del Piemonte. Allora, Gabriele, io quando prometto le cose, le cerco poi di mantenerle. E quindi, nonostante andremo poi sicuramente a parlare dell'evento di domenica e di quella che è la tua attività professionale, partiamo dal personale, no? E quindi, Io le ho persone. terrore di dove vuoi andare a finire. Ecco, comincia a Vai, tremare. vai. In realtà tu sei una persona molto riservata, ma so qualcosa di te, ad esempio che ti sei laureato al DAMS, e so ad esempio che, insomma, addirittura la tua tesi di laurea vinse il premio Città di Torino, ispirata a quella che è la filmografia di Macario, quindi alla fine è stato sicuramente un lavoro importante e si capisce come mai oggi sei diventato un giornalista di riferimento, una persona così amata da tutti nel tuo modo di fare informazione? Gabriele, io ti faccio una domanda subito personale, così secca, tanto sai benissimo che in questa intervista personale ti andavi a mettere nei guai. Innanzitutto, quello che fai oggi è quello che avresti voluto fare da piccolo oppure no? Ma ti dirò, io da piccolo, quando mi chiedevano cosa vuoi fare, io dicevo il giornalista, quindi Allora. in un certo senso, poi, perché poi mi sono ovviamente allontanato, riavvicinato, e alla fine per strade più o meno traverse sono tornato a fare soprattutto quello, quindi alla fine sì, è quello che volevo fare. Nel frattempo poi si è sviluppata questa passione per il cinema e quindi in fondo ho affiancato le due cose un po' in tutto il mio percorso, sia di studi che poi professionale. So addirittura che il correlatore della tua tesi era il regista della versione dei Promessi Sposi del trio Solenghi, Lopez e Marchesini, quindi insomma sei sempre stato molto vicino al cinema, diciamo così. E Sì, adesso. guarda, era Massimo Scaglione che poi è mancato qualche anno fa e sì, che lui è stato regista teatrale soprattutto, ma ha questa, insomma, è ricordato per questa serie TV, che non si chiamava serie TV, insomma, per questa serie di Uno sceneggiato, puntate, questo era una sorta di sceneggiato, diciamo, molto esilarante, quando ero o dopo i piccolo io. tempi degli sceneggiati, però quello era, sì, e che è diventato un po' un cult sicuramente, perché era estremamente divertente, ed era girato molto a Torino, in alcune cose del borgo medievale, in Piemonte, comunque a Candelo, insomma, legato a Torino, e io mi ero poi ritrovato ad avere lui come correlatore, nella mia tesi su Macario. Ma Gabriele, io, vabbè sì, adesso vabbè, magari dico delle ovvietà, caratterialmente mi sembra una persona abbastanza timida e introversa, però poi alla fine fare giornalista non è soltanto stare dietro le quinte, perché comunque il giornalista va a mettersi in gioco anche nelle piazze, nelle strade. Un esempio è, ad esempio, tutte le interviste che viene a fare al Salone del Libro a noi scrittori, eccetera, eccetera. Ma è strano, vedi, questa doppia faccia della tua personalità mi ha veramente sorpreso. La domanda però in realtà voleva essere: come sei arrivato a diventare giornalista del Quotidiano Piemontese, che è uno delle Ma testate più seguite? faccio parte, fa, di, di, sono uno dei, diciamo, dei primi blogger torinesi, e quindi all'epoca
diciamo una quindicina di anni fa, si era quella che noi ancora oggi chiamiamo la blogocricca, cioè un gruppo di blogger torinesi, non eravamo tantissimi all'epoca, e tra questi c'era anche Vittorio Pasteris, che era all'epoca lavorava alla Stampa e aveva il suo blog, è stato uno dei primissimi, lui, se io uno dei primi, lui uno dei primissimi, e quindi eravamo in contatto fin da quell'epoca. Poi, quando una decina d'anni fa è nato il progetto, l'idea di far nascere un giornale piemontese esclusivamente online, che era ovviamente il primo in quel momento, ed è un'idea che è nata da Vittorio Pasteris, ha coinvolto subito anche me, quindi ci siamo subito trovati a unire quella che era la nostra passione dell'epoca, cioè quella di scrivere cose online, col lavoro vero e proprio di giornalista, e quindi di creare questo soggetto che in quel momento era abbastanza unico e che a livello piemontese 10 anni dopo continua a essere unico, perché a coprire l'intero territorio regionale continua a esserci solo Quotidiano Piemontese. Gabriele, ti chiedo subito una cosa collegata a questo, perché di Striscio. Tu hai anche un blog chiamato Solo Parole Sparse e la gente ti conosce per questa famosa linguaccia che tu fai come, diciamo, front-end delle tue recensioni. Intanto la domanda è: perché la linguaccia, ha un motivo anche personale? Non me lo ricordo assolutamente più, perché come è nata. Questa linguaccia, la del Piero, alla quale sono particolarmente affezionato. Anch'io, Alex, quindi magari può darsi che fosse, però non me lo ricordo davvero. Secondo perché me nel tuo subconscio hai pensato a lui quando l'hai tirata fuori. Può essere che sia un omaggio a Del Piero, e poi è rimasta, e quando sono iniziate a diventare 4, 5, 10, 100 le recensioni, a quel punto ovviamente è rimasta assolutamente fissa e un po' marchio di fabbrica. E tra l'altro mi è capitato un'unica volta su, non so, credo che siano diverse centinaia le recensioni fatte negli anni, che un autore comprensibilmente mi ha detto: ma non è un po' un po' offensivo che presenti il mio libro con una linguaccia? Io non mi ricordo più chi fosse, però è curioso che sia capitata una sola volta ma ci manca recensioni. A parte che le tue recensioni, cioè io veramente, le tue recensioni sono dei regali meravigliosi e degli onori per chi le riceve. Innanzitutto perché le fai, sono veramente molto, molto, sono meticolose, sono comunque ben fatte, strutturate. Analizzi proprio bene, come un critico letterario di grande bagaglio, i libri, e li leggi tutti dalla prima all'ultima pagina, perché poi tu entri nei contenuti. Io adesso, vabbè, sono venuto assolutamente a casa. Assolutamente sì, perché a me piace leggere, quindi io faccio la recensione perché mi piace leggere il libro e quindi me lo leggo tutto, non esiste che... Che tu adesso ci stai facendo vedere uno scaffaletto di libri dietro di te, ma io so benissimo che nel salone hai una parete piena di libri e, applauso, sono quasi tutti emergenti gli autori che leggi, cioè buona parte, diciamo così, ma è una buona parte di emergenti. Sì. Io, guarda, veramente, un applauso già per questo, un applauso per la generosità. Non ti tiri mai indietro dal giudicare i libri che ti vengono donati o che compri, ma soprattutto di autori emergenti. E mi collego a questo fatto dell'autore emergente per ricordare un'iniziativa che Gabriele aveva cominciato prima della pandemia e che poi con la pandemia un po' si è interrotta, quella della libreria, della biblioteca condivisa. Biblioteca condivisa. E cioè Gabriele ha trasformato locali, ma non solo bar, è facile, no, dire bar letterario, locale letterario, qualsivoglia locale si prestasse a diventare una biblioteca, Gabriele ne ha messo scaffali, ha svuotato le cantine e le soffitte di chi aveva libri da poter offrire, da donare, e ha creato una decina, forse 15 biblioteche condivise dove le persone potevano andare, prendersi un caffè e leggere, portarsi anche a casa il libro e poi riportarlo, cioè ha creato una ragnatela. Voi direte: grazie, è un'iniziativa che abbiamo già visto nelle cabine telefoniche, che abbiamo già visto negli AP car, nelle stazioni, ma Gabriele lo ha fatto in grande, lo ha fatto anche trasformando locali che non erano prettamente di ristoro. Quindi veramente applauso, Gabriele, perché hai trasformato Mirafiori in un'idea fantastica, che poi purtroppo con la pandemia si è interrotta.
però davvero una cosa eccezionale. Io, guarda, sono rimasto scioccato. Avevamo subito sposato questa iniziativa come collettivo Scrittori Uniti, e infatti, se ti ricordi, poi abbiamo fatto la presentazione anche al Bar Incontri, eccetera, eccetera. Quindi, certo, sì, avevamo bar, ovviamente, perché era il posto più adatto e quello da cui l'idea era partita, cioè metterlo ovviamente in un bar, ma poi sviluppando la cosa si sono aggiunte parrucchieri, un po' di tutto, addirittura una lavanderia a gettoni, quindi... Guarda, se non ci fosse stata la pandemia ti avrei detto hai creato un mostro. Secondo me si sarebbe allargata anche a Santa Rita e altre zone, San Salvario. Beh, mi avevano contattato da altre città e da altre zone di Torino per sapere come mi ero mosso per fare questa cosa, e quindi l'idea di ampliarla, perché era assolutamente un'idea replicabile un po' ovunque, in quartieri più o meno circoscritti o in piccole città. Poi purtroppo si è un po' fermato tutto, adesso vedremo se ci sarà la forza di rimettere in piedi la cosa, tempo e forza. Gab, rispondi una porta aperta, perché tu sai quanto mi piace a me il costo zero. Il collettivo Scrittori Uniti si basa sul costo zero, quindi anzi al massimo ci si perde, ma comunque sì, mi piacciono davvero tanto le cose nate dal niente, le cose che producono eccellenza e cose belle anche senza far girare denaro, e questa era veramente una cosa fantastica. Quindi va bene, allora adesso andiamo ad avvicinarci a un argomento un po' più attuale che ti ha visto, a parte che tu comunque sei sempre nella movida culturale torinese, non ti perdi che sia una mostra, un MUFANT, non ti perdi un qualsiasi evento di Torino legato alla cultura, tu ci sei sempre, una foto con te lì in mezzo, che sia una protesta, che sia una manifestazione, che sia, tu ci sei sempre. Io, questo infatti è meraviglioso, e a parte che vabbè, vai anche a scroccare sul campo un po' le informazioni per gli articoli che poi devi scrivere, diciamocelo. Sei proprio un reporter da strada a tutti gli effetti alla fine, e quindi questo sicuramente ti fa onore. Andiamo ad avvicinarci a quello che è l'argomento cinema, che è un argomento che ti ha visto entrare nel vivo e che rischia di sovrastare tutte le tue altre attività per la potenzialità e per l'importanza che sta rivestendo. Quindi ricordiamo che Gabriele Farina in questo momento è legato a più fili alle produzioni cinematografiche di Pupi Ohgiano, che è regista di un progetto, giusto, che fa parte di 6 film. Io adesso dico quello che so, quindi correggi, mi mandi a stendere. Finora è tutto giusto, ma se vuoi ti vengo in aiuto e vado avanti io. Vai Gabri, vai, che sì, volevo solo introdurti, ma mi rendo conto che... Vai. Sì, no, è tutta colpa di Pupi Ohgiano che... insomma, con cui collaboriamo da tempo col Torino d'Argento Tour Location. Lui è uno dei massimi appassionati ed esperti di cose di Dario Argento, e quindi da una decina d'anni, prima lui con Davide Della Nina, poi sono entrato anch'io e stiamo andando avanti insieme, facciamo il Torino d'Argento Tour Location, cioè portiamo la gente in giro per Torino sui luoghi utilizzati da Dario Argento nei suoi film torinesi. E, insomma, da qui è nato il nostro contatto, la nostra collaborazione. A un certo punto Pupi, dopo aver fatto decine di videoclip, documentari e aver avuto anche degli ottimi risultati con questi suoi lavori, ha deciso che era il momento di mettersi a fare cinema, veramente cinema, quindi non un film ma 6 film, perché per partire piano ha detto facciamo un progetto di 6 film. Così. No, in realtà è partito con uno per non sparare alto, ma lui aveva già in testa, io già lo sapevo, avevamo già questo progetto, insomma, che non sarebbe stato uno ma sarebbero stati 6, cosa che abbiamo poi svelato, diciamo, col secondo, quando è uscito il secondo. E questo progetto è un progetto che racconta un po' la visione del cinema di genere da parte di Pupi Ohgiano, quindi il cinema, quello che veniva definito il cinema de paura, quindi il thriller, l'horror, il giallo, la fantascienza, tutti questi sottogeneri del genere di paura, e ognuno di questi film sta sviluppando, siamo praticamente a metà del progetto, anzi un passettino avanti,
perché siamo sul set del quarto film proprio in queste settimane, e ognuno di questi film sviluppa uno o più di questi temi. Quindi siamo partiti con La paura trema contro, e il secondo è stato Ancora pochi passi, il terzo Nel ventre dell'enigma, e il quarto su cui stiamo lavorando in queste settimane è Tutto il buio che c'è intorno. Ti ho sparato tutti i titoli così, tutti i titoli insieme, perché letti uno dopo l'altro saranno proprio i titoli a dare il senso dell'intero discorso e a rivelare l'idea di Pupi Ogiano legata al cinema di genere. Perché i film sono in realtà ognuno assolutamente autoconclusivo, quindi non c'è un inizio e una continuazione negli altri. Però ci sono già degli elementi, dei collegamenti, dei personaggi che ritornano, quindi chi guarda tutti i film si accorgerà di questi collegamenti. Chi ne pescherà uno a caso si godrà il suo film senza nessun problema. Tu ti sei affacciato a questo mondo, a parte, vabbè, per tutte le amicizie che ci sono comunque intricate, perché comunque nel cast di Pupi ci sono molte persone che conosci anche per altri motivi, perché nella tua personalità diciamo l'horror non ce lo vedo molto, no? Visto che tu sei una persona totalmente pacifica, totalmente, a meno che tu non abbia questa doppia personalità e di notte mi diventi un lupo mannaro, ma non credo. Assolutamente sì, se tu la prossima volta che passi da casa mia vedrai che su questi scaffali pieni di libri un certo numero non indifferente è dedicato al gotico, all'horror. Io a livello di cinema guardo solo horror e thriller. E anche a livello di cinema, ovviamente, la mia grande passione è proprio il cinema horror. Mi permetti solo di salutare in diretta Francesca Mogavero, che da quello che so è la tua editrice. Assolutamente sì, e anche lei fa parte di questo progetto, perché adesso ci arriviamo. È attrice anche lei? È attrice anche lei? No. Però chissà da qui alla fine che non ritagliamo un cameo anche per Francesca. No, Francesca è l'editrice di Buendia Books, che è una casa editrice di Torino che ha da poco compiuto 3 anni, che edita libri legati al territorio, quindi di autori, insomma, diciamo piemontesi, e che ha una particolarità con cui ci siamo particolarmente trovati. Ha un formato che è questo qui. La fiaschetta. Lo vediamo, che è la fiaschetta, che quindi sono dei lunghi racconti. Ed è una roba abbastanza singolare nel panorama italiano, e noi ci siamo trovati perfettamente a rientrare in questa lunghezza nello scrivere le novelization tratte dai film, perché ogni film che stiamo realizzando ha poi una novelization. Eccolo. Che cos'è una novelization? Eccolo lì che appare anche il dottor Pupi Ogiano. Che cos'è una novelization? La novelization è una domanda che ti avrei fatto, quindi grazie, mi hai anticipato. Vai. Ma ci mancherebbe. È un racconto tratto o dalla sceneggiatura originale o direttamente dal film. Noi siamo solitamente abituati a vedere film tratti da romanzi, è una cosa che capita con una certa frequenza. Questa non è una cosa inedita, la novelization negli anni 70 e 80 era molto frequente, soprattutto per il cinema di genere. Esistono le novelization di Alien, di tanti altri film di successo, anche di molti film di Dario Argento, che venivano scritte appunto per, sostanzialmente per, facevano parte un po' del merchandising all'epoca, no? del film, cioè per sfruttare il successo del film. Non è il nostro caso, nel nostro caso sono proprio dei racconti che sono tratti dal film e che raccontano la storia, ovviamente la storia del film, ma poi capita che prendano strade anche diverse, perché magari un personaggio viene sviluppato in maniera diversa, più approfondita, alcuni pezzi del film vengono lasciati da parte, perché poi l'autore nello scrivere trova inevitabilmente strade diverse. Gabriele, permettimi una domanda tecnica, no? Quindi la novelization alla fine, rispetto a un romanzo vero e proprio, va a fare un sunto, ma di che tipo? Della trama? Non necessariamente un sunto. Racconta la storia del film, invece di essere raccontata per immagini e per musica, viene raccontata in parole.
Bene, ok. No, quindi questo è adesso i film di quindi può essere anche un romanzo a tutto tondo. È assolutamente un romanzo a tutto tondo, se perché è legata proprio a un film, semplicemente. Assolutamente sì, ma se vi trovate in mano questo libro, la novelization, vi trovate davanti un racconto, un piccolo romanzo. Delle domande profane per chi non è nel fai contesto. Bene, fai bene. Vi trovate assolutamente in mano un racconto, un romanzo, un piccolo romanzo assolutamente funzionale. Anzi, spesso in questa avventura che stiamo percorrendo, dobbiamo affrontare dei problemi tecnici come autori, perché trasformare in parole scritte immagini non sempre è facilissimo, dipende ovviamente dal film, quindi se una soluzione che può essere data da un'immagine, da una musica, trasformarla in parole può presentare dei problemi, oppure può costringere l'autore a cambiare delle strade perché rende meglio in un altro modo. Questo mi è successo soprattutto con l'ultimo film libro, Siamo caduti. No, stai mettendo, scusa, sì, avevo solo visto andare il nero. Volevo far vedere un pezzo del trailer di un film. Non so se si sente l'audio, Gabri? Io lo sento, sì, questo è il book trailer di Ancora pochi passi. Questo signore l'avrete riconosciuto, e lo troverete domenica. Fuori dal tempo e dallo spazio, li guardò severa, si voltò e senza dire una parola uscì dalla stanza. I quattro rimasero immobili sulle loro sedie. Nessuno osò più ridere o fare battute. Nessuno osò più nemmeno parlare. Si limitarono a guardarsi con aria di sfida, mentre la tensione che stava velocemente riempiendo la stanza cominciava a essere evidente. E senza Ampere i giochi erano finiti. Avevano messo sul tavolo le loro carte e ora erano in balia di una forza superiore con la quale non si poteva scherzare. I quattro attesero silenti il loro destino. Sì, questo ovviamente le immagini che avete visto sono tratte dal film, ma sono rimontate per creare questo book trailer, mentre l'audio che è letto da Diego Casale non è tratto dal film, ma è proprio un brano del libro, ovviamente. Gabriele, volevo quindi ricordare, perché si sta collegando in questo momento, tu in questo progettone di Pupi sei legato almeno a due fili: sceneggiatore di alcuni film, di alcuni di questi film, e hai fatto già la novelization di due. In più so che hai fatto la prefazione del libro di Ardale. Sì, io sono... Se li vuoi far vedere, se ce li hai lì, Gabri? Come no? I libricini sono qui. Allora, il primo film e il primo libro è La paura trema contro, e la cui novelization è scritta da Corrado Artale. Sì, qui c'è anche la mia introduzione. E il secondo è Ancora pochi passi, dove io ho scritto sia la sceneggiatura del film, ma adesso arriviamo a parlare delle sceneggiature, che è la novelization. Il terzo, che è nuovo, perché insomma è appena uscito, il DVD del film non c'è ancora, è Nel ventre dell'enigma, la cui sceneggiatura del film è di Artale, mentre io ho scritto la novelization. Le sceneggiature, ci stiamo alternando con Corrado nello scrivere libri e sceneggiature, mentre le sceneggiature sono sempre anche di Pupi Oggiano, perché le idee dei film, la traccia di base dei film, il plot della storia è sempre sua, e anche di Antonio Tentori, che insomma, abbiamo tirato dentro questo progetto. Lui ha accettato con piacere. Antonio Tentori è uno dei più
grandi sceneggiatori di cinema di genere italiano. Lui ha collaborato con Dario Argento, con Lucio Fulci e sta collaborando adesso anche con molti autori attuali. Insomma, è Insomma, uno a che ne Torino, sa, è uno che ne sa. a Torino siete un orgoglio per noi, dai, quindi siamo molto contenti di tutto questa macchina che sta venendo su. Gabriele, allora, tutto questo per avvicinarci a quello che sarà poi l'evento di domenica. Domenica ancora succede, in una delle tante volte in cui Collettivo Scrittori Uniti e te si intrecciano, grazie all'amica, alla carissima amica Doranna Costa, presidente dell'Associazione Nuova Guala, e grazie anche al lavoro sapiente di Stefano Cucco della Street Events, domenica affronteremo una festa di via che si articolerà dalle 9 del mattino alle 19:30 di sera. Che cosa succederà? In Via Guala, Piazza Guala, che pochi sanno forse che la somma del porticato di Piazza Guala e di Via Guala supera come lunghezza, presa nei due lati, addirittura quella di Via Roma. Quindi per cui è il porticato più lungo di Torino. Detto questo, in questo che è definito il Salotto Bello di Mirafiori, ci sarà una festa su tutta la giornata dove ci saremo noi come Collettivo Scrittori Uniti, ma a fianco a noi ci sarà un bellissimo stand dove potrà succedere di tutto. Domani vi daremo anche le anticipazioni della scaletta delle presenze degli attori e dei professionisti, dove, guidati da Gabriele Farina, ci sarà anche Pupi Ogiano e buona parte del suo cast. E quindi ogni ora, ogni mezz'ora troverete un attore diverso dove potrete, con il quale potrete fare foto, chiedere autografi e acquistare qualcosa come quello che adesso ci fa vedere Gabriele. Sì, l'abbiamo pensata così, di creare questo punto dove si alterneranno nel corso di tutta la giornata attori, ma anche il cast tecnico dei film che stiamo realizzando, dei film di Pupi. Quindi questo perché? Perché sì, può far piacere venire a fare la foto con Diego Casale, con il Legna Speranza, con tutti gli altri che passeranno dallo stand, ma può essere, visto che la giornata è dedicata al cinema, può essere anche interessante fermarsi a parlare un attimo con la segretaria di edizione, col montatore del film, con i produttori, per capire, fare due chiacchiere e capire in cosa consiste questa parte del lavoro della realizzazione di un film, no? Può essere molto interessante, non sempre. Si sa, tutti sanno insomma cosa fa la segretaria di edizione o il direttore della fotografia, insomma i lavori che compongono, che messi insieme realizzano un Sì, film, perché il film è l'arte, il cinema è l'arte più collettiva di tutte, ovviamente. Questo si può è un imparare vecchio qualcosa di adagio, ma è interessante. assolutamente così, insomma. Cioè, si può imparare qualcosa di interessante anche del dietro i lavori, insomma, no? Dietro le quinte di quello che succede in questi contesti. Molto bene, molto bene. Allora, Gabriele, hai qualche DVD forse da mostrarmi? Non mi ricordo. Un Sì, allora pacco. abbiamo già visto i tre libricini che ci saranno, verrà anche a un certo punto della giornata Corrado Ortale, quindi Bello. ci sarà anche lui. Io Scusami. voglio l'autografo da parte di tutti in uno di questi libri. Io domenica vengo per avere uno di quei tuoi novelization autografato da tutti quelli che ci saranno. Cioè, io veramente te lo dico, lo faccio, eh. Ma siamo tutti pronti a firmare quello che volete. I due DVD che finora realizzati, quindi La paura trema contro e Ancora pochi passi. Mi raccomando, E voglio vedere le locandine originali anche, ci portatele. saranno le locandine originali, assolutamente, dei film. Questi DVD sono realizzati da Lone Movies, che approfitto per ringraziare, quindi li trovate assolutamente anche nelle videoteche, online, su Amazon, dove vi pare, cercateli. Ma dopo, se proprio non riuscite a venire domenica, ovviamente. Prima venite domenica. No, se non siete a Torino, insomma, se siete in giro per il mondo, li trovate ovviamente anche online come i libri. Ma autografati solo domenica, autografati solo domenica. Autografati assolutamente solo domenica. Ma non è finita lì, perché Pupi Ogiano, oltre ad essere regista, è anche un musicista, un cantautore. Quindi quella musica che avete sentito nel book trailer, Ma dai. come tutte le musiche di tutti i film,
quindi le intere colonne sonore sono assolutamente scritte da Pupio Giano, e chi ha visto i film si rende facilmente conto che non è una musica di accompagnamento, è una parte assolutamente integrante del film, cioè al posto di quella musica non potrebbe esserci un'altra, è quella. Lui addirittura Leone di Torino, contemporaneamente dai. I testi e i testi del film e le musiche, perché fanno parte della storia, e quindi troverete anche i CD con le colonne sonore dei film La paura trema contro, Ancora pochi passi e Nel ventre dell'enigma. Quindi, e ovviamente Pupi sarà lì tutto il giorno, e quindi anche quello. Per dare valore, per dare ancora più valore a quelle che sono le produzioni di Pupi e al vostro lavoro, lo possiamo dire che spesso e volentieri scegliete delle scenografie naturali, delle scenografie spontanee, semplici o... Il lavoro sulle location è sempre stato molto lungo e attento, cioè non, finora non abbiamo mai preso un posto al posto di un altro, perché tanto poteva andare bene lo stesso, quindi è stato abbiamo girato in tante case, in tante ville, ma che siamo andati a cercare, a trovare, perché avevano un significato particolare, ci serviva esattamente quel tipo di immagine sullo schermo, quel tipo di abitazione o di spazio aperto. Faccio un esempio nella paura trema contro, che è il primo film, ed è sostanzialmente un film di fantascienza, quindi ci sono dei riferimenti agli alieni, insomma, e c'è molta Torino, ma non c'è la Torino nelle immagini, la Torino classica che conosciamo, non c'è Piazza Castello, non c'è la Mole. Pupi era andato a cercare delle costruzioni torinesi, delle case torinesi che avessero dei riferimenti, delle linee che potessero ricordare, che ne so, il mondo visto dall'alieno. Quindi l'alieno poteva riconoscere un po' le sue cose in quelle abitazioni inquadrate in quel film. Quindi sono questi i ragionamenti che facciamo quando andiamo a cercare le location. Poi ci siamo imbattuti in location, abbiamo avuto anche fortuna, perché certo abbiamo fatto lunghe ricerche, ma siamo finiti a girare nella casa che era stata di Piero Gobetti in Collina Torino, abbiamo girato in una villa che è assolutamente unica al mondo, nel Verbano, sulla Godorta, che è una villa a pianta ottagonale su tre piani, piena di riferimenti esoterici, la trovate in Ancora pochi passi. Quindi tanto un po' di fortuna ci vuole, mica ci vuole solo sfiga, insomma. Gabriele, io ti faccio un'ultima domanda in chiusura, una domanda mia che ho bisogno di fartela. Lasciamo perdere per un attimo i libri che hai fatto orientati al cinema, ma tu un romanzo ce l'hai in mente, ce l'hai in pancia, l'hai mai voluto scrivere diversamente, cioè staccato da questo, visto che leggi tanto, o non ne senti il bisogno? Hai qualcosa nel cassetto, qualcosa che magari hai cominciato e non hai mai portato a termine? Cose cominciate, sì, e mai portato a termine negli anni, sì. Ho tantissimi racconti, non so esattamente neanche più in quale hard disk, ma da qualche parte devono esserci. Però un romanzo completo, vero e proprio, non ce l'ho pronto. Prima o poi probabilmente... Mi ci metterò, è inevitabile, però. Allora, Gabri, io non ti voglio spulciare del tutto oggi, perché mi sono talmente divertito, questa intervista è talmente bella che poi ne voglio fare un'altra prima o poi, ok? Quindi, io intanto ti ringrazio per tutto quello che fai per il collettivo, la generosità che mostri nei nostri confronti. Io ringrazio sempre il buon Francesco Disperso che ci ha fatto incontrare, che saluto caramente e che vedrò domenica. Allora, buona festa domenica, sarà una grande festa veramente. Non posso che ringraziare te, tutto il cast di Pupi, quelli che saranno presenti alla festa, non posso non ringraziare Doranna e Stefano, e niente, abbiamo soltanto da che divertirci, da che fare una bella condivisione di buona cultura, ok? Io ringrazio te per questo spazio, e ci vediamo con tutti domenica nel corso della giornata in via Guala a Torino, e domani pubblichiamo il programma delle presenze, così. Assolutamente. Ciao a tutti, grazie di essere stati con noi. Gabriele, un grande abbraccio, grazie ancora. Ciao, grazie.